Buongiorno, buongiorno a tutte. Oggi è mercoledì e noi stiamo per partire per la montagna. Ricky ha fatto tappa al bar perché ho preferito non fare colazione per non patire la macchina, però mi sono subito ricreduta perché ho talmente fame che meglio se qualcosina lo mangio, ecco. Quindi mi ha preso giusto una briscina vuota e poi partiamo. C'è anche Nala dietro legata con la cinturina. Ta-da. Ecco qua. E ora me la sgranocchio. Che fame. Siamo arrivati. Dove? Ma dove siamo arrivati? Siamo al Moncenisio. Olè! Da bravi spendaccioni ci stiamo facendo i panini. Mangia. Festa d'addio qua, non vado più via, tanto abbiamo anche Nala, quindi non abbiamo orari oggi. Il mio paninaro di fiducia, mi ha fatto lui il panino, prosciutto cotto e maionese. Salute amore. Buon appetito a tutti. Bene, abbiamo finito di mangiare, ho mangiato anche una fruttina, quella lì, la valfrutta, banana e mela buona, e vi devo raccontare dopo questa. Praticamente per strada, ma eravamo ancora in città, praticamente poco fuori in provincia, ci siamo fermati all'Eurospin a vedere se avevano il prosciutto cotto fresco per farci i panini, ma non ce l'avevano, avevano solo quelle in buste, non ci fa impazzire. E quindi niente, io sono rimasta fuori ad aspettare Ricky con Nala, e quando è arrivato anche lui si affianca una macchina e dice: ah, sono una ragazza, sono contenta di averti incontrata, ti seguo. Ma io non ho mica, cioè, infatti ho fatto una figura di me. Lui mi sta sfottendo ancora adesso. Dopo un po' che questa ragazza giustamente vedeva che non capivo, perché dicevo: sì, ma parli con lui, ma non dici a me, no, perché non ti conosco. Lei dopo un po' continuava a non capire: ti seguo su YouTube. Lui giura che mi sfotta, che mi, ogni tanto dal nulla mi urla: ti seguo. E quindi saluto tantissimo questa ragazza, che tra l'altro non le ho chiesto neanche il suo nome, non ci ho proprio pensato, ero nel mio mondo e non ho neanche, proprio in quel momento non mi ricordavo neanche di avere un canale YouTube, cioè proprio sono cascata dal pero, ho detto: ma chi è? Quindi ciao, perdonami, sono nel mio mondo. E niente, qua c'è Nala che deve finire la sua pappa. Qua si sta da Dio veramente. Una pace. Tra l'altro comodissimo, perché vedete quella struttura lì? Quando siamo arrivati dovevamo far pipì, ovviamente dopo 2 ore di viaggio, 2 ore e mezza.
E ci sono i bagni anche molto, molto belli, molto puliti, insomma. Solitamente quelli che ci sono in strada uno si aspetta lo schifo, invece anche puliti, quindi fantastico. Qua c'è la chiesetta a forma di piramide. Guardatela lì. Noi ci siamo già stati qua. Forse l'anno scorso, 2 anni fa. Ha bevuto. Mamma mia, che sete che è. Tra l'altro là c'è anche la fontanella, quindi quando la finiamo se la riempiamo. Ehi tu, hai mangiato un po'? Sì. Ah, brava topina. Brava topina. Di avere ancora un po' spezzettata. È tutta agitata, tutta schizofrenica perché non si rende ancora conto di dov'è. E niente. Adesso ci facciamo tempo di digerire un attimo e ci facciamo una bella passeggiata. Anch'io vengo. Anche lei, dov'è? Se c'è ancora, sì. Con st'aria qua è uno spettacolo, ragazzi. Visto da Dio, sì. Fa caldo, ma con questa arietta è bellissimo. È come avere un climatizzatore puntato per il nostro addosso. No, ma poi fa freschino. Qua in mezzo a noi c'è Nalina. Ciao. Nalina Nerina, che si gode lo spettacolo, l'arietta. Ma adesso se ci riesce, vediamo dove c'è il lago. Sì, adesso volevamo avvicinarci a scendere un pochino lì al laghetto insomma, lagone gigante perché arriva fino laggiù. E da lì a là. Allora si scompiglia le orecchie al vento. Ha mangiato. Chi sta meglio di te? Quanto è bello qua. Si vede tutto. Bellissimo. Andiamo a bere un po'. Stiamo. Aiuta! Hola! Hola, niña! No, veramente non siamo in Spagna, siamo in Francia. Bonjour! Bonjour! Comment ça va, j'ai parlé un petit français. Petit. Pour l'école. Qua c'è Nalina, come sempre. Ci stiamo per prendere qualcosa di fresco da bere, perché abbiamo un po' caldo qui, perché siamo scesi a un paese in Francia. Sta tuonando, tra l'altro, col sole, ma noi non vogliamo. Niente, aspettiamo. Ci dica un qualcosa della sua esperienza in Francia. Très bien. Perché? Perché hai visto più indietro che c'è una... Ho prurito da sole, sai, no? Sento la pelle che frizza. Ma perché ti sei trovata bene in Francia? Perché ero con te. Non perché poco più giù hai visto un negozio con le brioche giganti. Ecco. Anche! Il caso è chiuso. Erano super bombate. Dopo, prima di andare via, ne prendo due. Per il Lubiage. Sì, Lubiage. Ci fanno male. Beh, ma... Golosona. Coca. Ciao. Due Coca-Cola. Sì, avec le glaçon, le ghiaccio. Sì? Sì, e limone. E lemon. E lemon, sì, va bene. Grazie. Prego. Voglio verso la tua. Che buone, queste qua in vetro sono le migliori. Ching.
ragazzo del bar ha portato da bere pure a Nala. Acqua col ghiaccio, perché così anche lei si rinfresca. E Nala siamo bloccate qui perché diluvia. Eric è andato a prendere la macchinina e aspettiamo fiduciose perché vengono giù dei goccioloni giganti. C'era il sole, ho ancora l'asino bruciato dal sole, sentite come viene giù, una cosa incredibile. Guardate una marmotta, ma che carina! Oh no, dove è andata? Là. Marmottina! Io vi do il culetto! Esatto! Ciao! Che bella! Ok, sta tuonando. Siamo fermati un attimo a prendere l'acqua a una fontanella. E mi sono fermata ad ammirare questo miracolo, veramente bellissimo. Come si sta bene, incredibile. E mi mancherà questo posto fino all'estate prossima. Che pace. Tornati a casa, mi sono poi scordata di filmare un po' di strada, ma ero distrutta. Notare i miei rossori, soprattutto qui, che non me l'aspettavo perché la maglia mi pareva fosse abbastanza, come dire, altina, invece no, probabilmente. Infatti vedete dove mi prudeva nel momento della Coca-Cola, infatti è tutto rosso anche il naso. E qua soprattutto, una cosa incredibile, dopo andrò a mettere un bel po' di crema. Vi volevo far vedere queste cosine che ha preso Ricky in un negozio di souvenir in Francia, troppo belline. Allora, abbiamo preso due cartoline. Una l'abbiamo presa principalmente per Federico, l'altra da tenere come ricordo. Ci piacevano entrambe tantissimo, però avendo visto tante mucche ci piaceva questa perché c'era la mucca, e questa, vabbè, ci sono anche qui, però ci piaceva prendere una in più, prenderne una in più. Poi Ricky mi ha fatto una sorpresa, lui sa quanto io amo le l'alce di peluche, quindi c'erano gli Tsum Tsum versione da montagna, bellissimi, c'era la mucca, c'era la pecora, l'alce, ce n'erano veramente un sacco, e erano tutte esposte, tutte bellissime. E lui sapeva quanto io amo l'alce, e tra l'altro è un personaggio che amo tantissimo in versione peluche, e non ne ho mai avuta una di peluche, quindi è stato dolcissimo. Ma ha preso l'alce Tsum Tsum, che è veramente dolce, bella. E poi abbiamo preso, anzi mi ha preso, ma è per tutte e due questo, perché noi ogni posto in cui andiamo vogliamo prendere una calamita. Appunto questa qua è della Valseny,
con le due marmottine che tra l'altro abbiamo anche visto casualmente una, e dice che siamo io e lui, è troppo carina. Poi c'erano le margherite nei prati, me ne ha raccolta una, quindi insomma ricorda proprio questa splendida giornata, e la appenderò poi sulla cappa della cucina praticamente, dove ce ne sono già altre. E basta, quindi questo è quello che ha preso nel negozietto di souvenir. Questa poi mi fa impazzire veramente, una lcettina troppo dolce, troppo bellina. E spero la vediate bene, tra l'altro perché c'è anche poca luce, perché sono già le 8 passate. Ricky si sta facendo una doccia. Metto via l'altro croissant che si mangerà Ricky domani a colazione. Io il mio l'ho già mangiato per strada, però vi faccio vedere quanto è, aiuto, quanto è gigante, cioè veramente enorme. Glielo metto via già per domattina. E niente, questa è stata la nostra giornata. Vi saluta anche Ricky, che ora si sta rigenerando sotto la doccia perché siamo stanchissimi, ha guidato per tanta strada, quindi siamo veramente cotti e abbrustoliti. Quindi vado a docciarmi, a mettere una bella crema e poi a rilassarci un po', a guardarci un film, a dormire, probabilmente collasseremo sul divano. Spero tantissimo che questo vlog vi sia piaciuto, in caso lasciate un like, ricordate di iscrivervi per non perdere i prossimi video e ci vediamo presto.